27esima edizione del Festival del Retorri, un appuntamento che si rinnova a Cava dei Tirreni. Di cosa si tratta? Allora, la manifestazione è praticamente improntata sull'esibizione di ben quattro gruppi, più il nostro italiano, quattro gruppi internazionali ed in particolare il Madagascar, l'Argentina, l'Ucraina e la Spagna, che alloggia anche qui cinque giorni. E in più il nostro gruppo di sbandieratori ed in più invece abbiamo due manifestazioni collaterali ma anche comunque importanti, che sono una mostra di costumi sia nostri, quindi degli sbandieratori, che dei quattro gruppi partecipanti, collegata poi ad una, diciamo, descrizione fotografica di quello che è il costume e del gruppo partecipante, ed in più la mostra della Torre della Pace, che racchiude le vincitrici del concorso Una Torre per la Pace, quindi le scuole vincitrici di questo concorso di disegni e di sculture che appunto rappresentano la pace. Avremo la presenza tra l'altro di due consoli qui a Cava il giorno 6 agosto. Durante la conferenza stampa è stato sottolineato l'impegno che l'amministrazione ha profuso nell'organizzazione, nell'aiutarvi a organizzare questo evento, però c'è sempre il problema della carenza di strutture che è emerso inevitabilmente. Quando parliamo di folklore, sbandieratori, trombonieri non hanno modo di allenarsi e c'è stato comunque difficoltà per ospitare la delegazione spagnola, però siete riusciti a trovare una soluzione. Diciamo che davvero c'è stato l'impegno non solo di un piccolo contributo economico, ma anche l'impegno proprio operativo da parte dell'assessore Nunzio Senatore, dell'assessore Polichetti, dello stesso sindaco di Autilia Vagliano e dell'assessore Moschillo, che ci hanno aiutato. Noi siamo praticamente quasi ogni giorno qui. È pur vero che le difficoltà non mancano, ma le supereremo. Lo scorso anno abbiamo avuto un convegno qui al Palazzo di Città sui temi della pace dei bambini soldati. Da lì venne l'idea all'assessore Avagliano, un'idea che già però a noi balenava in testa, di organizzare un concorso nelle scuole per portare questi temi nelle scuole primarie e secondarie della città. E la scorsa primavera abbiamo realizzato questo concorso che si chiama Una Torre per la Pace, in omaggio al monumento che verrà realizzato nei prossimi anni. Quest'anno nell'Under Festa delle Torri presenteremo le opere che sono già state premiate vincitrici del concorso. Sono due manufatti, dei disegni e un racconto autobiografico di un ragazzo che ha vissuto il dramma dei migranti e che presenterà la sua storia anche quest'anno sul palco del Festa delle Torri.